Bentornati in un nuovo video di Footwork Italia. Oggi ragazzi siamo qui per testare il nuovo gioiellino di casa Puma, le nuove Puma Futur. Abbiamo preparato ragazzi un percorso ad ostacoli che adesso andremo a spiegarvi, in cui ci sfideremo in una sfida uno contro uno all'ultimo sangue ragazzi, quindi vediamo sto percorso. Dobbiamo raggiungere il primo paletto dello slalom con una camminata in HTV. Nella seconda postazione dovremo saltare i tre paletti, partendo prima con l'Aurelio, poi con l'Elastico e infine con la Veronica, fino ad arrivare negli ultimi due paletti che dovremo passare palleggiando in sit down. Una volta superata la zona dello slalom arriveremo faccia a faccia con lo pneumatico nella terza postazione, che verrà spinto lungo la linea bianca dell'area piccola, nel quale dovremo far passare il pallone due volte prima di arrivare ai due ostacoli, palleggiando senza perdere il controllo del pallone fino a ritrovarci davanti alla Puerta della Muerte, dove dovremo segnare il Rabona. Una volta fatto il gol di Rabona potremo spostarci all'ultima area, dove con un tiro d'esterno cercheremo di segnare nella porta grande nel minor tempo possibile. Chi fra i due realizzerà il minor tempo sarà il vincitore della gara. Signori, bella, hai appena perso. Veramente? Vado allora, ragazzi. Anche questo video è finito. Abbiamo terminato il percorso. E fateci sapere qua sotto nei commenti quale parte del percorso avete preferito. E secondo voi anche qual è stata la parte più complicata del percorso, perché non tutto è stato facile. Se vi piace questo tipo di video, ragazzi, lasciate un bel like. Ricordatevi di iscrivervi e fateci sapere se volete vedere altri percorsi. Da Harry, Luca, per oggi è tutto. Get the best, get the best.